Il 1° dicembre del 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio all'interno di uno dei suoi stabilimenti, abbassando così i tempi di assemblaggio di un telaio, che prima necessitavano di almeno 12 ore di lavoro a poco meno di 3 ore di lavoro. Una rivoluzione incredibile che spalancò le porte alla produzione di massa, inaugurando così l'epoca industriale. E anche se ufficialmente Henry Ford è riconosciuto come il padre della catena di montaggio, in realtà non fu lui l'inventore, né tantomeno il primo a servirsi di questo sistema di lavoro, che in realtà esisteva già da almeno un secolo. Infatti il suo inventore reale fu l'ingegnere francese naturalizzato americano, che poi si ritrovò a lavorare per la marina militare britannica, Mark Isambard Burned, che ai primi dell'Ottocento introduce la catena di montaggio nei cantieri della marina militare britannica, velocizzando notevolmente i tempi di lavoro. Tuttavia, grazie allo straordinario successo della catena di montaggio, avuta grazie all'applicazione di questo sistema di lavoro in una struttura produttiva volta al profitto, come appunto una fabbrica di Ford, che portò al successo la catena di montaggio.